siamo a Sanremo. Una grande amica di Radio Bruno ed è un piacere rincontrarla ancora una volta qui al Festival di Sanremo, perché evidentemente il festival è un po' casa di Noemi. Bentornata! Ciao, che piacere stare con voi. Dimmi la verità, ma qui è veramente casa? Cioè sei alla settima partecipazione? La settima partecipazione a Sanremo. Devo dire che Sanremo poi è stato sempre un grande termometro per me, sia a livello umano, per capire a che punto della vita mi trovassi, ma anche a livello artistico. È stato un palco che mi ha sempre regalato grandi emozioni, anche ieri sera. E dovendo fare una sorta, non voglio dire di classifica, però di emozioni che hai portato a casa in tutti questi anni, dove chiaramente Veronica era molto diversa, no? Nel corso di questi anni, per forza si cresce. Hai qualche ricordo a cui sei particolarmente legata, qualche sensazione in qualche anno che ti è rimasta e che ancora magari ti dà forza anche quest'anno? Ma guarda, l'emozione che leggo di più a Sanremo è la soddisfazione, non lo so, la paura di salire sul palco, però la grande forza che viene dalla paura delle volte per poter affrontare dei momenti dove tu hai 3 minuti per regalare tutto quello che devi regalare a chi ti ascolta. E insomma, Sanremo è questo, spero di riuscirci tutte le volte, facciamo le corna. Io ti voglio dire, questa è la mia impressione personale, ieri non sembravi tesa per niente, sembravi proprio nel tuo, molto, molto comoda, più in una sessione da club, no? Una cosa intima. Non so se sei stata brava a nasconderlo oppure se eri in realtà molto tranquilla. Dico la verità, all'inizio non ero molto emozionata, però siccome delle volte sentivo un po' la voce che un pochino tremava, ho pensato, dico no, non devi buttare questo momento. Mi sono proprio, sai, delle volte si fa col diaframma, che uno lo si abbassa, si in qualche modo si radica. Ho cercato di fare questa cosa e mi sembra che poi alla fine l'emozione che volevo trasmettere nelle persone, mi sembra che sia arrivata. Io mi sento molto contenta, perché più di quello non potevo fare, e poi dipende anche dagli altri. Commentiamo, non lo so dire, insomma. Certo, a proposito, vogliamo commentarla questa canzone, al di là degli ascolti, magari partendo dalle sensazioni della prima volta che l'hai sentita, che l'hai conosciuta. Guarda, allora, la prima volta che l'ho sentita avevano scritto questa strofa e il pre-ritornello, ed è la canzone, l'ha scritta Alessandro Mahmood insieme a Alessandro Lacava, e l'immaginario di Alessandro è veramente pazzesco. Io lo amo, credo che abbia veramente una grande sensibilità e ha delle grandi antenne, no, a livello emotivo, per capire quello che io poi avevo voglia di raccontare. Poi dopo è nato questo ritornello, questo non ho paura, oddio, non potrei neanche, però è importante il link pure che c'è stato, no? In questa volontà di trovare un fraseggio che fosse anche mio, ed è stato un bel incontro sia umano che artistico, cioè perlomeno per me. E a proposito di umanità, qui al festival, beh, a parte il fatto che chiaramente anche Alessandro è in gara col suo brano e sì, ha scritto per te, quindi in realtà lui ho due cavalli che giocano, no, nello stesso ippodromo, perché comunque hai una possibilità in più di vedere il tuo brano comunque stravincere il festival. Però ci sono amicizie qua che si intrecciano, ci sono vere e proprie amiche o amici con i quali ti senti anche in questi giorni, parlo di chi partecipa al festival. Assolutamente sì, ci sono, e devo dire che poi l'atmosfera è sempre molto rilassata. Diciamo che Sanremo è una gara che io personalmente la vivo molto con me stessa, e con quello che porto, con quello che ho voglia di fare, che ho voglia di portare sul palco. Beh, Alessandro, ieri eravamo insieme, quando ho visto che era primo ero super super felice, e poi per lui diciamo che queste due canzoni, me lo diceva anche prima, sono come due bambini, quindi in realtà tifa anche lui per tutte e due, e io tifo anche io per tutte e due. Quindi in un ipotetico podio, insomma, ci sono le vostre due canzoni. Se dovessimo aprire uno spazio a un terzo, ti vuoi sbilanciare anche rispetto a chi non hai ascoltato? Dico solo per amicizia, hai una terza posizione?
Allora, vediamo un po', non lo so, però se arrivassimo sul podio io e Ale sarebbe troppo da ridere. non lo so, boh. Sei scaramantica? Ma relativamente, non mi incastro mai troppo nei riti, nei rituali, però c'ho, sì, i numeri un po' mi colpiscono, devo dire la verità. No, sai, perché voglio dire, alla fine un anno fa eri qua, ci sono quindi delle cose che anche, non so, per Sanremo sei portata a rifare, non so, voglio la stessa camera d'albergo tutti gli anni. La stessa camera d'albergo, è vero, dell'anno scorso, sono nella stessa camera, stesso numero, stesso albergo, stesse persone, e questo è vero. C'è un ritorno, bisogna vedere se le cose poi andranno diversamente, comunque immagino, a prescindere, una bellissima esperienza, per noi è sempre un grande piacere. Infatti basta, se no non scaramantica ti faccio diventare. Arriviamo a venerdì, hai scelto sì. Aretha, cioè voglio sapere la scelta della tua cover, da dove nasce? Guarda, la scelta di questa cover nasce dal fatto che io, il soul è il linguaggio musicale, il genere che mi ha più insegnato che fossi, e quello che mi ha dato sempre la possibilità di esprimermi fino proprio in fondo su quella che sono, e quindi porto un pezzo del mio cuore sul palco. Poi mi piace molto la figura di Aretha Franklin, che non è stata solo una cantante, non è stata solo una cantautrice, ma è stata una voce di una generazione, di una comunità, le donne afroamericane, ha raccontato le lotte, le vittorie, le sconfitte, e credo che il senso di fare musica per me sia molto quello. Specialmente oggi poi porto Natural Woman sul palco con la consapevolezza di quelle che sono state le mie metamorfosi, le mie sconfitte, le mie vittorie, le cose su cui ho lavorato. Il tema della donna è un tema molto focus, è molto sotto gli occhi di tutti, e spero che almeno si riesca a sentirsi natural woman almeno una volta nella vita, ecco, spero che riusciremo, sia le donne che gli uomini, ecco. È un stato di grazia che ci auspichiamo tutti, dai. Non voglio rubarti altro tempo, ma voglio però sapere, questa sera, quindi è un po' day off oggi, a parte le interviste chiaramente, le fotografie, ecco, insomma tutto quello che c'è, però questa sera il festival dove si guarda? Io lo guarderò in albergo con tutte le persone che stanno qui con me, e godendomi delle belle canzoni. Ieri sono stata molto contenta perché, ascoltando i pezzi degli altri, ho sentito delle grandi canzoni, ed è un onore. Questo Sanremo lo sto vivendo veramente come ha un respiro veramente importante, e penso che la qualità artistica dei pezzi che sono in gara mi strabilia, e sono contenta di far parte di questo viaggio. Ce n'è qualcuna delle canzoni che magari hai ascoltato ieri, ma chiaramente essendo in gara forse un po' distrattamente, ma c'è qualcuna che ti è rimasta in testa? Beh, il pezzo di Mahmood e Blanco spacchissimo, bellissimo. Va bene, grazie mille Noemi, grazie mille Veronica, grazie per essere stata con noi in questo salottino virtuale, che è pronto ad accoglierti quando vuoi, cioè torna pure a trovarci nel corso di questa settimana, con grande piacere ti accogliamo. Ok, grazie mille, un bacio, buon festival anche a voi.